Sapete ragazzi, uno dei requisiti su YouTube per monetizzare i video è che il video deve essere lungo minimo 8 minuti, altrimenti se arrivi a 1 euro di guadagno dici già, è già un miracolo. Stasera mi sa che non ci arriviamo a 8 minuti, perché onestamente cosa dobbiamo raccontarci stasera? 0-0 contro la Lazio. Io non so se Mazzarri forse stava pensando che fosse la partita di Coppa, pensava che ci fossero i supplementari o i rigori, non lo so, si sarà confuso probabilmente. Stava pensando che forse era come si chiama, la finale per il terzo posto in Supercoppa, non si era reso conto che era campionato. Vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi, che devo dire? Io ho visto al 90esimo le statistiche su SofaScore del Napoli. E XG portavano 0,08. Cosa devo commentare? Cioè, se al calcio fosse necessario soltanto difendersi, probabilmente Mazzarri vincerebbe gli scudetti proprio a mani basse. Però nel calcio, diciamo, il calcio ha delle regole molto semplici. Per vincere le partite devi segnare. Per segnare devi arrivare nell'area di rigore avversaria. Per arrivare nell'area di rigore avversaria devi attaccare, ecco, quindi diciamo che tutto questo stasera non si è fatto e onestamente non penso che le assenze oggi fossero un alibi, innanzitutto perché diciamo, Spalletti l'anno scorso ci ha insegnato che gli alibi non sono, no, non sono non, basta alibi, giochiamo a calcio, però sappiamo benissimo che quel Napoli ormai è morto e sepolto perché veramente nel giro di 8 mesi c'è stata un'involuzione proprio schifosamente spaventosa. Veramente ci siamo proprio ridotti a fare catenaccio ultra iperdifensivo. Ci siamo ridotti a fare le palle lunghe per Raspadori. Ma Mazzarri forse non sa che Raspadori non è Osimhen dal punto di vista degli scatti. Ci siamo ridotti a fare una partita. Allora, difensivamente, ragazzi, cioè, se devo dare un voto stasera alla fase difensiva, potrei dare anche un 10. Il problema è che devo dare 2-1 alla fase offensiva, perché stasera, ripeto, non abbiamo fatto forse un tiro per sbaglio l'abbiamo fatto stasera. Poi per il resto, veramente, il nulla più totale. Non ricordo tiri in porta. E attenzione, non è che la Lazio abbia fatto tutti. Cioè, la Lazio qualcosina in più l'ha fatta in attacco e diciamo la verità ragazzi, siamo stati anche fortunati a pareggiare perché tra Castellanos e Isaksen veramente si sono mangiati un paio di gol a testa probabilmente, quindi siamo stati anche fortunati stasera a pareggiare, non a perdere. Mi sono segnato giusto qualcosa, cioè, questi sono i miei appunti di stasera, no? Vedete, no, giusto una mezza pagina proprio scarsa. Qui ho fatto pure un caro armatino così perché non sapevo come perdere il tempo. Perché veramente, una partita, cioè, stasera il primo tempo penso uno dei primi tempi più brutti degli ultimi 10 anni. Cioè, io non ricordo una partita dove a fine 90esimo avevamo fatto un XG di 0,08. Cioè, ragazzi, insomma. Cioè, forse manco con Ancelotti abbiamo raggiunto questi picchi di vergognosa. Cioè, non lo so, veramente, non so che dirvi stasera. A calcio, cioè, se devi segnare, se devi vincere, devi segnare. E per segnare devi attaccare. Non l'abbiamo fatto stasera. Ma non c'era Simeone, ma non c'era Osimhen, non c'era Kvaratskhelia. Ragazzi, la Lazio senza Zaccagni Immobile, qualcosina l'ha fatta. Cioè, non è che dobbiamo appellarci alle assenze per giustificare una partita che è stata uno schifo, quantomeno in fase offensiva, perché in fase difensiva quasi perfetti. Il problema è che poi questa fase difensiva deve essere accompagnata da un attacco, e l'attacco stasera inesistente, inesistente. Cioè, Gaetano ha fatto un tiro da fuori, poi basta, non mi sono segnato nient'altro. Cioè, un tiro di Gaetano in 90 minuti. Manco in porta. Cioè, tu hai fatto 0 tiri in porta stasera. 0 tiri in porta. Ripeto, voglio sperare che Mazzarri si sia confuso, che oggi pensava fosse una partita di coppa, perché altrimenti
non so veramente cosa pensare. Cioè, noi se dobbiamo andare avanti così fino a giugno, cioè, allora a sto punto facciamo prima non presentarci. Cioè, ma che senso ha fare ste partite così? Cioè, tu ti sei preso questo punto. E che ce ne facciamo di sto punto? Cioè, tu davanti c'hai 5-6 squadre, 4-5, 6 forse no, ma non ricordo bene la classifica. Guardate come sto messo male. Cioè, hai tante squadre davanti, no? Tu queste partite, se vuoi andare in Champions, le devi vincere. Stasera non hai fatto niente per vincerle. Ti sei accontentato del pareggio. Cioè, stasera Mazzari mi sembrava Allegri. Giochiamo per il pareggio. Questo è stato il piano gara. Non c'è stata proprio voglia di attaccare, di provarla a vincere. Ci siamo accontentati del pareggio. Poi, veramente, le modalità con cui abbiamo attaccato stasera, cioè la palla lunga per Raspadori, cross dalla tre quarti alti per Raspadori. Cioè, tu davanti c'avevi Zielinski, Politano e Raspadori, che messi insieme forse non raggiungono i 3 metri di altezza e tu hai fatti cross alti. Veramente non so cos'altro dire, non so cos'altro dire, e non arrivo agli 8 minuti stasera, ragazzi, cioè vi odio, non mi fate manco guadagnare, mi fate lavorare gratis. A parte gli scherzi, ragazzi, non c'è nient'altro da dire, non c'è nient'altro da dire. Questo era un match point per il proseguo della stagione, e diciamoci la verità, ragazzi, cioè, l'abbiamo buttato via questo match point. Cioè, a questo punto fa più comodo alla Lazio che a noi, perché noi stiamo giù. Tu, per arrivare ai Champions, devi vincere più partite possibili. L'Atalanta ha vinto e ti ha allungato di altri 2 punti. Il Bologna ha pareggiato. Il Torino adesso a 1 punto e sta dietro di noi il Torino, eh. Cioè, veramente rischi di. Sei più vicino alla metà di destra che ai posti in Europa tra poco. E va bene. La cosa che più mi fa stare male, ragazzi, è una cosa che non avrei mai pensato di dire, ma siamo ancora a gennaio. L'anno scorso, veramente supplicavo che non finisse mai la stagione. Oggi spero che finisca il prima possibile questa stagione, perché onestamente mi sono stancato, non c'è niente da salvare quest'anno, proprio niente. Cioè, la stagione. Se stasera se avessimo perso, la stagione per me sarebbe finita. Ma diciamo che pareggio. Non è che a sto punto mo sposti tantissimo. Cioè, tu stasera dovevi vincere. E invece hai volutamente pareggiato. Perché, ripeto, la Lazio ha giocato senza Immobile e Zaccagni. Eppure dei tiri li ha fatti. E nel finale abbiamo rischiato pure di perdere. Quindi non mi venite a dire che era giustificato questo modo di giocare, perché non sono d'accordo. Tu se hai un'idea, se hai una filosofia di gioco ben precisa, quella filosofia di gioco ti va a sopperire anche le assenze che hai. E basta vedere l'anno scorso, quante volte l'anno scorso abbiamo giocato senza Osimhen, eppure le partite le abbiamo vinte e le abbiamo vinte bene. Cioè, io non condivido chi dirà. Se mai qualcuno ci sarà, non condivido chi dirà che dovevamo per forza giocarcela così stasera, perché non sono d'accordo. Cioè, non puoi fare 90, non puoi fare un 0 tiri in porta in 90 minuti, non puoi fare un XG di 0.08 in 90 minuti, non puoi, non puoi. Poi, ragazzi, c'è un 5-3-1-1, un 5-3-1-1. Cioè, noi siamo passati da fare un calcio dove avevamo 6-7 giocatori dentro l'area di rigore avversaria, siamo passati da quello a fare un calcio dove abbiamo soltanto un giocatore dentro l'area di rigore. Ragazzi, io domani nelle pagelle vi metterò il frame al 59esimo, 56esimo. Stavamo attaccando, c'era soltanto Raspadori dentro l'area di rigore da solo contro 7 giocatori della Lazio. Uno dentro l'area di rigore. L'anno scorso ne avevamo 6, 7, 8. Fra poco pure Meretta andava a attaccare l'area di rigore. Stasera avevamo soltanto Raspadori che attaccava l'area di rigore. Basta. Ditemi la vostra nei commenti, ragazzi. Anche se onestamente penso che non ci sia niente da dire. Veramente. Un pareggio che non serve assolutamente a nulla. E io ripeterò questa cosa perché, diciamo, a furia di essere noioso, ma se tu
fai di questo non gioco la regola, non andiamo manco in conference quest'anno. Quindi, detto questo, ragazzi, sono arrivato a 10 minuti, incredibile. Fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate un mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella, noi ci vediamo domani con le pagelle. Potrei riassumere le pagelle con un 10 in fa un 9, facciamo 9 perché qualche occasione l'hanno avuta. 9 in fase difensiva, 1 in fase offensiva. Il nulla più totale in attacco. 0, 0. Ci vediamo domani, ragazzi. Sempre e comunque Forza Napoli. Camarone ci accompagni fino a